Salute gamers, io sono Maricelle e oggi siamo tornati in Shadow of the Tomb Raider. Direi di andare avanti perché siamo arrivati ad una fase. Chi parla? Sospettavo che curiosassi nelle mie comunicazioni fin dal Messico. Rourke. Comandante Rourke, tu ascoltavi me e ora io ascolto te. Un'altra scossa premonitrice. Com'è sentirsi responsabile di tutti questi cataclismi? Di questa sofferenza. So cosa ho fatto. La tua espressione quando Dominguez te l'ha detto. Ma volevi averlo a tutti i costi, quel pugnale, vero? Ok. Direi che siamo abbastanza ricercati. Avamposto esterno. Croft è diretta verso di voi. Trovata. Ecco. Croft è riuscita a sfuggire agli uomini sulla spiaggia. Non deve ricapitare. Rastrelliamo la zona. Trovato niente di interessante nel nuovo carico? È questo con la mascherina. Sono i termici, signori. Faccio strada. Ah. Cacchio. Ah. Dove? Oddio, speriamo non ci veda, ragazzi. Falso positivo. Era un animale. Che faccio adesso? Questo mi vede. Come mi vede? E muori male. Ma vediamo. Rourke ha detto che Croft passerà di qui. Maledizione. Va bene, mi sbrigo. Ok, ragazzi, scusate se magari non parlo tantissimissimo in queste fasi un po' concitate, però non ho armi e devo ammazzarli tutti in modo super stealth. Ah, ecco, questo si muove, perfetto. E ho un altro col visore. Non ci posso credere. Allora io farei il giro. Vediamo se c'è il fango da qualche parte. Scommetto che è lì. Aspettate. Perché non trovo del fango. Secondo me sarebbe super utile adesso. Questa pioggia è Aspettate che controllo anche qua. Nulla. L'allerta di Rourke sarà vera? Assolutamente. Non modificherebbe gli ordini se non fosse certo che lei è qui. Meglio non correre rischi, allora. Ok, questo è mio. Non riaccadrà. Vieni, caro, vieni! Non riaccadrà. Aspettate. Potrei... Ecco, sì. Vai, 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 vai. Mi sposto. Questo è allerta. Quello col visore. Però speriamo si sposti soltanto lui. Esatto. In modo che lo uccido male. Badadam! Sorry. Perfetto. Allora, io direi che dobbiamo trovare un diversivo. Allora, questo niente. Prendiamo oppure facciamo come l'altra volta, che lanciamo così. Ottimo, ottimo. Direi di andare. Allora, aspettate che sono messa scomodissima. Allora, intanto prendo questa roba. Mi sono messa scomoda oggi. Intanto posso depredare loro. Mi serve depredarli. Non ho armi, ma si sa mai per dopo. Qualche arma non gliela puoi prendere? No? Così. Vedo che ce ne hanno. E devo andare per di qua. Sì, ok, vabbè, c'è andato. Usate i visori. Trovatela. Vorreste Buonasera. Trovarmi? Aspettate che mi metto meglio. Buonasera, io devo assolutamente farvi un video. Il fango, il fango. Ah, usando il fango. Ho letto bene, aspettate. Sì, usando il fango non ci vede quel visore. Ho letto così. Oppala! Questo era in giallo, quindi evviva. Comunque, devo assolutamente farvi vedere la postazione di quando registro con la PS4. Allora, aspettate che vado in qua. Se si nasconde? Meno che il nascondiglio non mannaggia. Il calore, la vedrò. Allora, ho paura di sto tizio, perché è vero che abbiamo il fango, però ha pur sempre il visore. Allora, questo facciamo il giochino. Altri uomini a terra. Vediamo se arriva qualcuno.
Qualcuno che non vede nessuno, però. Allora, là c'è qualcuno che non vede nessuno, ma non ho l'arco. Mannaggia, se no arriva qualcuno. Sì, e non ti vedono. Qualcosa non... Sei messo male. Oppalala! Eh sì, sei tu che non vai, ragazzo. Sei tu che non vai. Allora, io direi di andare a uccidere quello. Oppala! E c'è qualcuno là. Non so se lo vedono, forse no. Qualcosa in queste rovine buie non fosse già abbastanza lugubre. Ricorda quando andavo a caccia con mio padre. Sto diventando brava. Le rovine c'erano alberi rinsecchiti. Hai qualche suggerimento? Non importa. Però c'ho l'ansietta, ragazzi. Prima o poi come allora. Basta un passo falso ed è tutto finito. Un errore, eh? No, spero di no, ragazzo, perché altrimenti sono messa male, non ho armi. Oppala là. Stavo per uscire. Dai, muoviti, vieni qua. Ti levo una fonte di calore. Oh, mannaggia. Vieni, vieni. Avvicinati. E avvicinati. Fammelo questo piacere. Ta ta ta. Ecco qua. Bravo, visto? Ci voleva poco. Non passerà. E poi rifacciamo il giochi. Ah no. Alla buon'ora. Perché no, mannaggia, allora non voglio. Oh, caspio. In più per scatenargli addosso tutto. No, aspettate, che... allora non era una buona idea. Meno che non si riavvicinino. No, ok, ho mollato il coso perché. Aspettate, aspettate. Le squadre al fiume non si fanno sentire da un po'. Così. Ma cosa? Controllo io. Vai, vai. Preoccuparti. Maledizione, ci sta battendo. Caspio, Caspio, e adesso? Mannaggia! Ragazzi, siamo messi malissimo. Perdono le mie tracce? Aspettate che forse perdono le mie tracce. Io starei ferma. Anche perché non ho armi. Sì, ma vi ho ucciso tutti. Lo sai con chi hai a che fare. Vai! Oppalala! Visto? E tu con chi hai a che fare? Con Lara Croft, è chiaro. Ecco, lei si rifà la codina. Mi piace troppo senza codina, ragazzi. Anche se, insomma, è un po' lurida, ma ci sta. Allora. E andiamo per di qua. Penso che non ci sia Oh là là, guardate qui cosa c'era. Potevamo far esplodere tutto, mannaggia, non me ne sono accorta. Andiamo. Mi piacciono queste fasi stealth, spero piacciono anche a voi perché a me hanno preso bene. Lara, stai bene? Cos'era quel terremoto? Sono vicino a una raffineria, sta saltando tutto in aria. No, Jonah, non usare questo canale. Cosa? Ci ascoltano. Ok. Ti troverò. Benissimo. Ok, speriamo che non sia successo qualche guaio adesso. Aspettate. Visto che Jonah ha deciso saggiamente di usare la radiolina, andiamo. Però sono contenta perché vuol dire che sta bene. È la ricetta di un allucinogeno. Usato a volte in guerra. Perfetto. Se lo spalmo sulle frecce potrebbe darmi un vantaggio contro la Trinità. Quindi cosa abbiamo trovato? Paura del giaguaro. Abilità sbloccata, inventario pieno. Quindi abbiamo... Aspettate, aspettate. Le frecce del terrore. Inducono i nemici. Aspettate, abbiamo altre frecce. Frecce nuove. Posso farle? Aspettate, eccole qua. Non stavo riuscendo. Eccole. Le frecce del terrore. Adoro. Bellissimo.
Quindi praticamente sono allucinogeni, adesso vediamo un pochettino a cosa servono. Andiamo, prendiamo roba. Qui c'è qualcosa, manufatto. C'è manufatto. Totem, quello che è. Questo? Sì, tu mi servi. Qui non c'è nient'altro, controllo un po' in giro. Qui c'è appunto una lettera. Che noi prendiamo, che va sempre bene. Questo ti prendo, perfetto, esperienza. Altro? Questo è pieno. Legna ne abbiamo, quindi andiamo avanti. Squadra Tao, Croft è diretta verso la vostra posizione. Ripeto, Croft dritta verso di voi. Cristo santo. Aspettate che voglio provare le frecce. Spero di essere giusta. Passo e chiudo. Che è successo? Spero di non aver fatto danno. Ma no, è andata bene. Però devo uccidere qui. Sta morendo? Ah, caspita, non me l'ha ucciso questo però. Ok, perfetto. E posso scendere? Sì. Non ha speranze. Allora, io voglio adesso un pochettino di roba per... come si dice? Di fango? Forse qui c'è del fango per terra, no? Appena sarà pronto lo useremo per potenziare... No, stai ferma! Scema! Scema! Allora... Lì c'è gente, mannaggia. Però quello non lo vede nessuno. Allora, facciamo il giro. Faccio il giro. Ah, quello sta al generatore. E come lo... Ok. Ok. Come di... Oh no, 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 come? Oh no, ma era in giallo! Oddio, aspetta, mi devo mettere... Ok. Aspettate che mi curo! Mannaggia! A forza di giocare Assassin's Creed qua! Aspettate che forse perdo le mie tracce. Allora, mi dovrei essere sporcata adesso. Spero. E... mi sa che non hanno perso le mie tracce. No, ma non sono sporca! Mannaggia! Mannaggia! Ma non era ben segnato il punto! Ok, adesso copriti, avanti, veloce. Forse è qui sopra di me. Ok, perfetto. Forse ce l'ho fatta, ragazzi. Forse ce l'ho fatta. Non sono riuscito a trovare. Vieni qui, caro. Non può essere andato. No, non viene qui. Sono troppo forte per te, è così? Mamma mia. Non ho... Ah no, beh, in realtà l'arco ce l'ho adesso, ora che ci penso. Vabbè, io molto intelligentemente non ci ho pensato. Allora, però... Però devo dire che mi piace ucciderli stessi. Ecco. Va bene, stavo dicendo un po' una delinata. Però non importa. Oppalala, adesso uso l'archetto. Sai, così stai male. Tac. Eccoci qua. Magari così si uccide i suoi amici. E vediamo un po'. Sì, bravo, uccidili. Bravissimo, guardatelo là. Ok, perfetto, perfetto. Per fortuna che ho queste belle frecce. Tac. Del terrore. Allora, facciamone altre. Benissimo, si uccide la vicenda, perfetto. E no, questo, via. Prendiamo roba. Meno male. Altra gente? Sì, sto rumore... Ah, mannaggia. Allora, io romperei quella luce. Saglio non trovare, eri in allerta. Ok, prenderei anche i punti esperienza. Poi magari, ragazzi, se c'è qualche parte un po' lunga, che vado per le lunghe, beh, lo taglio! Mannaggia a me. Cosa esco? Stavo già morendo. Cosa esco dal mio nascondiglio? Stai qua. Non dovrebbero vedermi. Ok, si sono sparati a vicenda perché ho sparato una di quelle frecce. Adesso voglio, mannaggia, salire qua e vedere se altra gente.
Forse sì, perché lei sta in allerta. Però non lo so. Sì, c'è gente. Però cavolo, mi vedono più in fretta adesso. Cos'è sta cosa? Ecco qua. Vabbè, non ti ho sparato in testa, ma sei morto comunque. Questa è la cosa importante. Tutto pieno. Io ero tutta felice. Là, si camuffano pure loro, però. Ok. Ok. Sta già meglio lei, perfetto. No, perché qui, ragazzi, la situazione era abbastanza... Questo non c'entra niente. Allora, sono andata un po' malino qui, dai. Prima ero tutta presa bene e adesso no. Allora, di là non c'è niente. Controllo un po' qui nei dintorni. Non vedo niente di interessante. Direi di andare avanti. Sì, andiamo avanti. Spero di non perdermi roba per strada, ma vabbè. Oppala. Lei sta camminando da sola. Jonah, rispondi, ti prego. Non risponderà, Lara. Ma cosa? È morto. Puoi aggiungere il tuo amico Jonah alla lista delle persone che hai sulla coscienza. Va all'inferno, Rourke. Se vuoi recuperare il corpo, è alla raffineria. Verrò a prenderti. No, secondo me è una trappola, perché... Ma... Non so se sia vero, dai. Allora, ok. Due... Ah, mi sono lasciata dietro un coso. Dov'è? Ah. Qui. Perfetto. E poi dovrebbe esserci un manufatto un po' più in là. Che adesso non vedo. Eccolo qua. Magari questo lo guardiamo. Questo casco è ornato con piume di pavone e quello che sembra essere il disegno di un giaguaro. Fa anche un po' sorridere, eh? Comunque, andiamo. Salviamo Jonah a sto punto, ma secondo me non è morto. Ho agganciato il bersaglio. Paladin 4 in posizione, apriamo il fuoco. Ma che è tutta sta cosa? Mamma mia! Quanta gente! Oh, via, 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 via! Ma quanti sono? Ehi! Noi siamo solo una persona innocente! Che non ha mai fatto niente di male! Come vi permette? Dove devo andare? Di qua? Oh, caspiolina! Calmi però, eh! Forza! Eppala! Vai, 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 la ruccia che qui il tempo stringe, il tempo stringe. Sali! Sali! No, ma cade giù. Sali! Oh mamma mia, che ansia! Vai, 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 vai! Sali, sali, sali! E dove devo andare? Di qui! Sto andando un po' a caso come al solito mio! Da-da-dan! Ok! E dove? Dove adesso? Dove? Dove? Di qua? Di qua secondo me no! Oh sì! Sì? Oppala! Avanti! Su! Oppala! Avanti, avanti! Sali qua! Su, brava, brava. Ti diamo un piccolo premio. Come devo fare adesso? Scusate. Ok, di qua, bravissima. Oppala. Missile. Veramente. No, vabbè, anche il missile no, però. Molte catastrofi, è colpa tua! Devo andare subito, sono l'unica che può! Sei l'unica a poter fare cosa! E la peppa, ragazzi! Questa sono io la mattina quando mi dicono buongiorno! Ugh!
Chiamatemi Rambo! Vai, 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 Croft! Vai, Croft! Wow, guardatela! Vabbè, qui... Ah, bellissimo! Qui ci impegniamo per fare le cose fatte bene, ragazzi! Ta-dam! Cioè, almeno ci provo, perché... Lei è un po' arrabbiata, cioè mi sembra un po' nervosetta, non vorrei dire, però... Così è, solo un'impressione. Io ti troverò. Io ti troverò. Non è una frase di Rambo questa? Giusto per curiosità. Allora, ta-dam! Non me ne intendo tantissimo, però... Allora, vai, è caro, eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì. Scusi, scusi, sono una signorinella un po' arrabbiata. Un po' così. Non puoi nasconderti da me, Rourke. Mamma mia. Sei morto. Ok, è un po' nervosa. Sono stato richiamato a Ken. Winters, Croft è tutta tua. Io quasi quasi questo ci sparo, tanto per... Adesso andiamo per di là, ragazzi. Prendiamo roba. Roba. E poi... Quanta gente c'è? Aspettate, questo ci spara da su. Ta-da-da. Eccoci qua. Campo base, qui Cardinal 2, i rinforzi sono atterrati. Però vedo che là c'è un bel punto. Perfetto, perfetto. Arriva altra gente. Ma noi siamo infermati. Io non vorrei sparare neanche a caso, ragazzi. Anche se in realtà abbiamo tante pallottole. Quindi è inutile che sto lì a mirare un po' tanto bene. Ok, prendiamo altra roba. Poi ci sono pallottole ovunque. Ok, che devo fare? Aspettate. Questo, questo, questo. Perfetto. Io sto qua, Non vorrei dire, ma... Io sto qui. Oh, secondo me finiamo malino. Allora... Non mi muovo, non mi muovo. Non so se faccio bene, ma... Non... Caspita. Tutto mi devo curare. Mi devo curare. Ce l'abbiamo fatta? Comunque la scena di prima era bellissima, sono rimasta sconvolta, bellissima. Quando è uscita dall'acqua col fuoco dietro, bellissima. Però non abbiamo trovato Jonah. Mannaggia. Forse è morto sul serio. Tutto ok? Sto solo peggiorando le cose. Non è vero. Ehi, non è così. Possiamo farcela. Forza. Dove andiamo? Dobbiamo muoverci. Non lo so, Jonah! Com'era l'indizio? Cuore di serpente, qualcosa... Il cuore del serpente si trova nella coppa tra molti volti di pietra. E di che tipo di coppa stiamo parlando? Una specie di calice? Un calice, non è proprio Maya. Aspetta. Non è Maya. L'indizio è stato lasciato da un missionario del XVII secolo, Andres Lopez, un gesuita. Il serpente nel calice è il simbolo di San Giovanni, un luogo sacro, cristiano. Ecco cos'è. Tipo una chiesa di San Juan. È un nome piuttosto comune. Saranno decine. Ma non raggiungibili a piedi da Paititi.
Andiamo, la strada è di qua. Possiamo uscire e chiedere a qualcuno. D'accordo. Come farei senza di te? Va bene, il piantino ci stava, però ti rivogliamo cattiva come prima. Mi raccomando, Lara, mi raccomando. No, però vabbè, il piantino secondo me ci stava anche, ragazzi, nella sua trasformazione. Intanto dobbiamo cambiare location, mi piace tantissimo questa cosa, sono curiosa. Eccola lì, la chiesa di San Juan. Dividiamoci. Cercherò tracce di Lopez. Io chiederò in giro. Vediamo cosa scopro. Bellissimo! No, vabbè. Abbiamo cambiato completamente ambientazione. Volete andare a chiederle se sa qualcosa del vostro enigma? Sarebbe fantastico. I volti di pietra sono sempre stati in possessione di Sara. Gente di solito viene a cercare tesori, ma non Sara. Lei cerca solo risposte. Siete amiche da molto tempo? Da quando eravamo bambine. Lei era la nerd, io marinavo la scuola e rubavo il campo. Aspettate un attimo, perché non voglio andare subito verso la scena principale. Scusate. Qui c'è un mercante. Vediamo cosa. Salve. Vino alla missione in busca di salvación o de sus secretos? Non saprei. Forse entrambe le cose. Esperar a que la vida se desarrolle delante de ti es un lujo de los jóvenes. Antes era así. Me dejaba llevar. Per questo sei giunta qui. De cierto modo. ¿Me permite darle un consejo? Tome una decisión. No se limite a aceptar lo que le toque. No me entrometo más. ¿Le gustaría comerse algo? Ok, allora. Oddio, ha un sacco di roba. Questo cos'è? Porta cartucce. Sono cose abbastanza interessanti. Magari valuto per conto mio, polvere da sparo. Però qua ci sono cose tipo questi. Anche se credo che quelli che abbiamo siano abbastanza buoni. Però magari questi non lo so se sono ancora più cattivi. Silenziatore per il fucile. Strozzatore per uccidere la pompa. Ecco, questo è carino. Riduce la dispersione del colpo. Io posso vendere. Sì, posso vendere anche roba. Tra l'altro. Vendo un po' di cose. Ok, io direi. Aspettate. Diamo un'occhiata veloce così, proprio un'occhiatina. E è bellissimo, c'ho le suore, tutto bello, bello, bello. Sì. E nella prossima puntata andiamo avanti sempre con la missione principale. Però non volevo andare subito là perché, insomma... bello, 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 bello. Penso che siamo, diciamo, giunti a... nel posto giusto, insomma, più che altro. Quindi, vediamo che ci dice questa signorina, signora, anzi. La secta ha logrado sostener esta misión con trabajo duro a lo largo de 400 años. Ángel de la Cruz y Truilo Serrano llegaron aquí en ese entonces y se pusieron a trabajar de inmediato. Aún hoy en día seguimos su filosofía de que el trabajo es la única forma verdadera de acercarse a Dios. Quindi parlano di una missione, diciamo. Che forse era quella di Lopez. Molto bene. Si può stagliare? In alto le insegne. Ah, ok, posso prendere un po' di questa cosa bella? Tra l'altro potrei anche guardarmi attorno per di qua. Ok, perfetto, intanto ci sediamo. Johnny è vivo.
È svelto a fare amicizia. Io probabilmente sarei andata alla missione a piedi. A Johnny invece è bastato chiedere un passaggio a Debbie. Speriamo di essere nel posto giusto e di trovare lo scrigno prima della Trinità. Il terremoto ha colpito la raffineria e adesso c'è un vulcano. Il prossimo cataclisma potrebbe colpire qui. Risolviamo questa faccenda prima che la città faccia la fine di Cozumel. Ok, intanto scelgo un po' di robine carine qua. Ok, l'ho anche cambiata. Forse questi sono più adatti come abiti per adesso. Ok. Io direi, ragazzi, che ci possiamo fermare qua in questa puntata. Nella prossima andremo avanti e scopriremo i segreti di San Juan. Quindi, e di Lopez. Quindi, ci fermiamo. Mettete like, commentate, iscrivetevi. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!